Grazie a te, anche stasera siamo insieme ed è un piacere poter condividere insieme con te pezzi della parola del Signore. Sono dei pezzi speciali che man mano ogni verso e parole di ogni verso diventano il nutrimento del nostro Spirito, perché lo Spirito Santo spiritualizza la parola. E di conseguenza diventa il nostro nutrimento, la parola voluta da Dio, parlata attraverso Gesù Cristo, per lo Spirito Santo che viene da Cristo, la parola diventa spirito e vita. Ed è proprio questa che nutre la nostra parte spirituale. Quando Gesù dice se non mangiate il mio corpo, se non mangiate bevete il mio sangue, io sono il pane della vita, no, sono dei simboli che ci parlano del nutrimento che prende l'esempio naturale per far comprendere dalla comunione spirituale che dobbiamo avere con lui. La comunione spirituale è un risucchio dentro di noi, una bramosia di voler avere comunione con Dio per mezzo dello Spirito Santo. È una bramosia come quella dei bambini che vogliono sempre avere qualcosa del, nella bocca perché è un'attitudine di crescita, devono crescere e questo istinto li porta a volere sempre di più. Così anche noi desideriamo ispirare più dello Spirito Santo, più della Sua presenza nella nostra vita, più ricevere possibile. Cioè, come un povero di spirito che vuole sempre più spirito, come un povero di ossigeno che gli manca, ne vuole sempre più. Cerca da tutte le parti di ispirare più ossigeno possibile. Parliamo delle cose naturali per comprendere quelle spirituali. E poi lo Spirito Santo fa l'opera sua nella nostra vita, perché quando viene dentro di noi è Lui che scava man mano ci conquista e aumenta la passione perché il nostro essere. Comincia a sentire il benessere che riceve nel seguire la verità di Dio, e di conseguenza il nostro cuore si predispone ogni volta a volerne di più. Diventiamo eh, mangiatori, ci piace nutrirci e poi non solo, abbiamo la forza di poter servire il Signore nelle cose che ci indica da fare. Gloria al Signore. Prima che andiamo avanti, come sempre, ci vogliamo mettere tranquilli, mettiti tranquilla, sorella, frate, mettiti tranquillo, taglia tutti i ponti in parole diverse, stacca tutte le spine e mettiamoci insieme per cercare il Signore. Tu lo cerchi perché lo Spirito Santo è proprio dove sei tu, lo cerchi per te, io lo cerco per me, lo cerchiamo tutti insieme. Ci uniamo, facciamo corpo unico perché in realtà noi siamo il corpo di Cristo ed ognuno di noi è un membro per fare qualcosa per la gloria del Signore. Perciò andiamo a Lui con tutto il cuore e Gli chiediamo di assisterci, soprattutto che lo Spirito Santo di Dio, quando Egli sarà venuto, vi dirà tutto quello. Che viene da parte mia, Egli vi indicherà, Egli vi dirà, perciò è lo Spirito Santo che trasferisce alla nostra coscienza quello che il Signore Gesù Cristo vuole dire. Quando noi siamo aperti ed abbiamo dentro di noi un risucchio perché non arriva con un potere, arriva quasi come una sorgente che si spande dove ci sono le parti sottoposte. Cioè, quando noi ci abbassiamo, ci umiliamo, diventiamo teneri di cuore per invitare lo Spirito Santo nella nostra vita, e ne arriva come una sorgente che comincia a riempire quelle parti che sono più basse e ci riempie dell'unzione della Sua presenza. Perciò vogliamo fargli spazio. Eh? E diciamogli direttamente abbiamo bisogno di te sono qui parlami e io col tuo aiuto farò quello che tu mi dici eh? andiamo allora insieme preghiamo il Signore chiudi gli occhi apri il cuore e andiamo con tutto il cuore al Signore Padre Dio veniamo a te nel nome di Gesù Cristo per chiederti di amministrare tu stesso per la virtù dello Spirito Santo la tua parola ai nostri cuori, chi parla, chi ascolta, Signore, uniscici insieme. Quello che desideriamo che i nostri cuori siano aperti, aiutaci. Attira l'attenzione del nostro cuore, metti come una calamita che ci attiri a te mentre siamo nella tua presenza. Padre Dio, ti vogliamo presentare ogni fratello, ogni sorella che ha dei bisogni particolari li presentiamo a te. Sì, Signore, sosteniamo, intercediamo, sosteniamo perché ogni cuore possa ricevere la risposta da te. Ti preghiamo, Dio, per i meriti di Gesù Cristo, di abbassare il tuo sguardo di misericordia su ciascuno di noi. Sappiamo che siamo indegni. E non possiamo chiedere autorevolmente quello che noi abbiamo bisogno, ma veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, che per i suoi meriti, per quello che gli ha fatto il nostro favore, riversi la tua benignità su ciascuno di noi. Non guardare i nostri misfatti, le nostre colpe, perché per quelle ora. Invochiamo il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci purifichi, che disinfetti il nostro essere ed invochiamo la presenza dello Spirito Santo che presieda, dimori nella nostra vita e ci dia quella guida necessaria che abbiamo bisogno per comprendere la tua volontà, ci dia quella luce necessaria quella conoscenza che noi abbiamo bisogno, quei chiarimenti che abbiamo bisogno per comprendere la Tua parola. Intre, interpretala Tu stesso al nostro cuore. Te lo chiediamo insieme, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio Tuo benedetto. Amen. Amen. Questa sera vogliamo guardare insieme, secondo la parola di Dio, Gesù come nostro mediatore. Leggiamo insieme in 1 Timoteo capitolo 2 verso 5, Gesù nostro mediatore. Dice così, infatti c'è un solo Dio e anche un, un solo mediatore. Tra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo. È importante questo. Cristo, Gesù, uomo. Infatti c'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo, Gesù, uomo. Non c'è altra via di salvezza. Guardiamo come la parola del Signore ci aiuta a chiarire questo punto molto importante. Leggiamo insieme come gli apostoli gridano, ammaestrano e parlano in Atti capitolo 4 verso 12. Metti insieme i versi per, per poi rileggerli e tu segnati i versi che leggiamo perché poi vai a guardare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Mediatore, mediatore è una persona che interviene per risolvere un conflitto. Gesù è il solo mediatore per questo. Un conflitto ed è il solo che, ristabil che ristabilisce la pace fra Dio e noi peccatori. È l'unico che ha questo potere. Gloria al Signore. Guardiamo in Ebrei capitolo 8 verso 6, ci aiuta a comprendere questo arbitro che si interpone tra noi e Dio, Gesù Dio. In nessun, a, Ebrei 8, 6. insegnati subito, prenditi un pezzo di carta con un blocchetto vicino, quando lo dico te lo scrivi subito e poi lo cerchi, così fai prima, se no ti dimentichi. Ora però, egli ha ottenuto un ministero, cioè un servizio tanto superiore quanto migliore, è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Gesù è l'arbitro pacificatore fra noi e Dio. Gloria al Signore. Continuiamo a vedere in Ebrei capitolo 9 verso 15. Ci aiuta, ci dà un quadro chiaro perché così quando andiamo a Dio nel nome di Gesù Cristo sappiamo realmente che abbiamo la persona giusta. Che ci permette di poter entrare in comunione con Dio. Per questo Egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. La morte di Gesù redense tutti quelli che avevano creduto in Dio sotto l'antico patto e quelli che noi dopo la sua morte e risurrezione crediamo in lui. E in parole diverse, nel centro della storia, nel centro dell'universo e dello spazio, Cristo, quelli che Prima di Cristo guardavano al Messia che doveva venire il grande liberatore, noi guardiamo a duemila anni fa il grande liberatore che è venuto. Loro guardavano avanti, noi guardiamo indietro perché ha completato l'opera di salvezza per noi. Quando noi ancora non c'eravamo, lui già si preoccupava di noi. Stavamo leggendo in 1 Timoteo capitolo 2 verso 5, rileggiamolo così, abbiamo un quadro di questo meraviglioso mediatore che meglio di questo non Dio non poteva fare. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Solo il perfetto Dio uomo poteva portare la pace fra Dio e l'uomo. Gloria al Signore. Solo il perfetto Dio uomo, Cristo Gesù, Cristo e Divino, uomo naturale, venuto, ha messo insieme le due parti. Solo il perfetto Dio uomo. Uomo, Cristo Gesù uomo, poteva portare la pace fra Dio e l'uomo. Guardiamo nel verso 6, man mano che continuiamo a leggere quello che abbiamo davanti. Che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Cioè. La sua volontà è quella che noi dobbiamo essere salvati e lui ne ha pagato il prezzo. Questo prezzo pagato, Dio vuole che noi siamo salvati perché gli ha fatto tutto. Dobbiamo solo ricevere quello che gli ha fatto. Guardiamo, lo ha fatto volontariamente. Leggiamo insieme che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Che testimonianza c'è resa a suo tempo? Guardiamo insieme in Giovanni capitolo 10 verso 17. Gesù a suo tempo parlava che lui aveva un impegno preso. È venuto dal cielo per un impegno speciale, quello di dare la sua vita per noi. Guardiamo come Gesù dice prima della sua morte e risurrezione. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Gloria al Signore. Siamo vicino. Alla crocifissione Gesù parla di che cosa deve fare di se stesso. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. La sua morte e risurrezione culminano nella sua glorificazione, l'innalzamento di aver fatto un'opera tanto grande. E guardiamo nel verso 18 come egli continua e anticipa ciò che gli doveva accadere. Noi leggiamo un poco prima che fosse successo e perché siamo dopo parliamo anche su quale base la nostra fede è fondata. Leggiamo insieme il verso 18 dello stesso capitolo così guardiamo. Nessuno me la toglie. Ma io la depongo da me, ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio e ne viene fuori il dono dello Spirito Santo. Da questa macinazione, chiamiamola così, è come quando maciniamo l'uva. Dall'uva ne viene fuori il vino, ne viene fuori l'alcol che possiede la nostra mente ciubriaca. Dalla morte e risurrezione di Cristo ne viene fuori lo Spirito Santo che riempie la nostra vita, trasforma, invade il nostro cuore e sotto la sua autorità noi veniamo trasformati, cioè sotto l'effetto della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, siamo così presi da questa forza divina che ci permette di continuare il nostro cammino insieme al Cristo risorto che per lo Spirito Santo abbiamo comunione con Cristo, il risorto Signore. E ne viene fuori il dono dello Spirito Santo. Guardiamo come egli prima della sua morte anticipa questo grande evento in Giovanni capitolo 7 verso 38. 7:38 Gesù è l'adempimento di tutte le scritture del vecchio patto. E del nuovo. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Gesù è l'adempimento di tutte le allegorie, cioè i tipi, quelle parti velate delle sacre scritture, ed è lui che largisce la vita nuova dello Spirito Santo. Guardiamo nel verso 39 come lui con chiarezza grida in mezzo alla folla nel giorno della festa e grida ai nostri orecchi pure ora, mentre noi leggiamo la sua parola al presente egli invita ciascuno di noi di essere abbeverati di questo potere spirituale per restare sotto l'influenza dello Spirito Santo. E poter seguire il Cristo risorto, che per lo Spirito Santo possiamo avere comunione con Lui. Disse questo, dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Guardiamo in Primo Timoteo 2,6. Dove stavamo leggendo? Avendo pagato il prezzo di riscatto, primo Timoteo 2.6, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, questa è la testimonianza resa a suo tempo. Avendo pagato il prezzo di riscatto per tutti, Dio la offre a tutti. Come testimonianza di tutto quello che egli ha fatto nei Vangeli e molto di più. Leggiamo insieme la testimonianza della sua venuta, cosa egli ha fatto nel tempo che è restato in missione sulla terra. Leggiamo in Giovanni capitolo 21, verso 25. Giovanni 21-25 che ci parla in un modo chiaro. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero a una a una penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Gloria al Signore. Ora Gesù in quel breve spazio di tempo che è venuto in missione sulla terra, le sue opere hanno dimostrato e testimoniato che Gesù è il Cristo, il Dio Figlio, venuto in carne per venire a redimere noi ed essere il mediatore del nuovo patto nel suo sangue. Tutte queste cose che egli ha fatto. Se venivano scritte lo stesso mondo non sarebbe bastato per metterci gli scaffali e leggere i libri di tutto quello che gli ha fatto. Le cose fatte sono indescrivibili. Quello che conferma al nostro cuore non è solo la parte storica, perché la parte storica ci parla di questo grande... Evento dalla sua nascita alla sua morte, gli atti che ha compiuto e quanti non sono scritti e non hanno raggiunto la nostra conoscenza. Ma basta guardare ciò che Dio sta facendo ancora nella Sua Chiesa, in tutto il mondo, ogni giorno, ci basta per comprendere quanto è grande la Sua divina presenza nella Chiesa. Quello che dà conferma al nostro cuore. Non è solo la parte storica, ma il suo sostituto in noi, cioè è lo Spirito Santo che parla al nostro cuore, che porta la rivelazione di Dio per farci comprendere chi Egli è. Gesù lo anticipa prima della sua morte in Giovanni capitolo 14 verso 26 e dice, Giovanni, 14, 26. Ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Questa è una garanzia per ogni credente. Io ti voglio dire che nessuno ti può guidare per seguire il Signore Gesù Cristo. Se non lo Spirito Santo, il vero vicario di Cristo, cioè il vero sostituto, è lo Spirito Santo. Si dice che Francesco, il Papa, è il vicario di Cristo, questo è un'assersione dell'anticristo, perché chiunque si mette al posto di Cristo è un anticristo. Anche se si aggiustano le parole, queste espressioni sono pericolose. Chi si pone al posto di Cristo dicendo di sostituire Cristo, la parola di Dio dice che è l'anticristo, perché c'è uno che lo sostituisce ed è lo Spirito Santo. Leggiamolo insieme, così ci resta chiaro in mente. E non prendiamo abbagli nel nostro cammino di fede, ma seguiamo le indicazioni che vengono dalla parola del Signore. Ma il Consolatore, leggiamo bene insieme, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ancora di più, lui lo ripete più volte, ma ne vogliamo leggere solo un'altra parte nel capitolo 16, verso 13 di Giovanni, 16, 13. Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Noi credenti, quando riceviamo Gesù Cristo nella nostra vita come personale salvatore, l'unico che ci porta a Dio è lo Spirito Santo, perché è Lui che compunge il nostro cuore è lui che convince la nostra coscienza, è lui che ci rivela e ci fa comprendere quando egli ha fatto per noi. Qualcuno potrebbe dire, ma se fa tutto lui cosa devo fare io? Noi ci dobbiamo aprire allo Spirito Santo, noi dobbiamo dargli l'occasione di parlare. È come quando qualcuno comincia a parlare. E tu ti metti a parlare, gli tappi la bocca, non dice niente più. Perché se è una persona educata si ferma. Se tu gli crei l'ostacolo nella tua vita, se tu pensi già di sapere tutto, se quando hai bisogno di informazioni tu ti chiudi all'informazione, di conseguenza lo Spirito Santo non può fare niente. Chi non sa qualcosa e dice di saperla perde l'occasione di impararla. Ora se noi siamo aperti allo Spirito Santo, gli creiamo le condizioni. Andiamo a lui per chiedere informazioni. In sincerità gli parliamo nel dire io ho bisogno di sapere di più, perciò parlami, io sono disposto. Come troviamo esempi nella parola del Signore, il grande profeta Samuele quando cominciò a sentire la voce di Dio che gli stava parlando, non la conosceva, ma gli fu riferito dall'anziano sacerdote, la prossima volta che ti parla rispondigli in questo modo, parla poiché il tuo servo ascolta. Maria nella, nel momento che l'angelo gli annunciò ciò che doveva accadere nella sua vita, lei chiese un'informazione. Come avverrà ciò perché io non conosco uomo e gli fu spiegato, e dopo aver ricevuto il messaggio, non si oppone, dice, sia fatto secondo la tua parola. Questa è la predisposizione che ognuno di noi deve avere quando andiamo al Signore. Dobbiamo lasciar cadere tutta la nostra presunzione. La, il nostro modo religioso di pensare che già sappiamo tutto, perché i giudei del tempo di Gesù persero l'occasione di avere a che fare col Messia, che era lì presente, proprio perché dicevano che sapevano già tutto, non ricevettero il Signore. Quando però sarà venuto Lui lo Spirito della verità, leggiamolo insieme. Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. La rivelazione di ogni verità, come Dio si è rivelato in Cristo, è lui che ci dà le indicazioni e ci fa comprendere. Abbiamo letto in 1 Timoteo capitolo 2 verso 5 e 6, leggiamo il verso 4, così abbiamo un quadro chiaro e sappiamo a chi rivolgerci. Il quale vuole, Dio vuole qualcosa di speciale, vuole che noi siamo salvati perché la salvezza è gratuita. Il quale vuole che tutti gli uomini, io e te, siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quale verità? leggiamo nel verso 5 infatti c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo solo il perfetto Dio uomo ho detto prima poteva portare la pace fra Dio e l'uomo perché egli è il rappresentante di Dio è rappresentante dell'uomo. Egli è diventato il figlio dell'uomo per farci diventare figli di Dio. Egli è diventato figlio dell'umanità per farci diventare eredi del cielo e figli di Dio. Infatti c'è un solo mediatore, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, verso 6. che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Gloria al Signore. Avendo pagato il prezzo di riscatto per tutti, Dio offre la salvezza a tutti come testimonianza di tutto quello che Egli ha fatto per noi. Gloria al Signore. Egli vuole, brama, desidera che sapendo questa verità ci rivolgiamo a Dio e diciamo: Signore, io vengo a te nel nome e per i meriti di Gesù Cristo, il tuo Figlio. Lo vogliamo ringraziare insieme perché anche ora. Se tu ed io andiamo a Lui, Egli è lì pronto per riceverci perché gli siamo costati cari. Ognuno di noi. Lui ha rappresentato ognuno di noi ed è morto per ciascuno di noi. Per dare a noi la possibilità di avere la salvezza gratuita, Egli ne ha pagato il prezzo. Questa è la testimonianza resa a suo tempo che ha dato, leggiamo insieme, questa è la testimonianza resa a suo tempo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti noi. Ora possiamo solo ricevere la salvezza perché Egli l'ha acquistata per noi. Non c'è un'altra strada, non la possiamo guadagnare, non abbiamo la possibilità. Non abbiamo la capacità di poter pagare o compensare, è un dono di Dio, come la vita è un dono di Dio. Noi non abbiamo chiesto a Dio prima di nascere che volevamo nascere, Dio ha voluto e ci ha donato la vita. Ora che abbiamo la vita, per la salvezza eterna abbiamo una volontà propria. Dobbiamo decidere noi se vogliamo questa salvezza. Mentre lui la propone a tutti, chi dice Signore, sì la voglio, vengo a te con tutto il mio cuore e ricevo questa salvezza gratuita per i meriti di Cristo, Egli interviene, riversa la sua grazia nei nostri cuori, ci lava col suo sangue perché il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato e ci riempie dello Spirito Santo che diventa la nostra guida. Vuoi ricevere questa salvezza se non ce l'hai? Egli te ne parla stasera e non è per caso che tu sei qui, non è per caso che ci troviamo insieme, è perché il Signore ti vuole parlare con quanta trasparenza è possibile di farti comprendere e farmi comprendere che il dono della salvezza in Cristo è gratuita, perché è il dono di Dio che a suo tempo Cristo ha pagato per te e per me. Come riceverla? Ricevendo Gesù Cristo nel nostro cuore, invocandolo nel dire preghiamo insieme. Prega insieme con me, se tu vuoi, io voglio pregare con te che lo Spirito Santo ti dia quel discernimento necessario per comprendere quello che il Signore ha fatto per te. Vuoi ricevere questa unzione che viene dallo Spirito Santo? Io voglio impartire perché attraverso l'imposizione delle mani... Si imparte la benedizione di Dio, la presenza dello Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo che scorre su di te. Alza la tua mano verso di me, come un tocco che viene dal Signore per l'imposizione delle mani che ti imparto la benedizione di Dio mentre preghiamo insieme. Prega insieme con me. Signore. Dillo ad alta voce, io ho compreso che tu hai acquistato la salvezza per me eterna, io ti ricevo nella mia vita. Perdonami, lavami col tuo sangue e riempimi dello Spirito tuo Santo, perché voglio camminare in novità di vita da questo momento in poi sotto la guida dello Spirito Santo colui che tu hai detto che mi guida l'abbiamo letto insieme egli vi guiderà lo Spirito Santo prenderà possesso di te come abbiamo letto lo vogliamo rileggere Giovanni 16,13 quando sarà venuto lui lo Spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Lo Spirito Santo è pronto a guidare la tua vita nel momento che tu ricevi Gesù Cristo dentro di te, invochi il suo perdono, invochi il suo sangue che ti purifica, lo Spirito Santo prende possesso di te. È una persona posseduta che ti dà una nuova vita, un risveglio spirituale e cominci a seguire le indicazioni che ti dà lo Spirito Santo. C'è un bel canto che dice alla porta del cuore: Io busso, se tu apri, io entro. Mentre lo cantiamo insieme, apri il cuore e di: Signore, io ti apro il mio cuore, riempilo di te e ti voglio seguire. Alla porta del tuo cuore. Sei tu che devi aprire perché hai una volontà propria. Dio ti ha dato la possibilità di avere libero arbitrio, cioè arbitrare tu per la tua vita la scelta che vuoi fare. Decidi di seguire Gesù, invitalo nel tuo cuore, aprigli il cuore ed egli cambia la tua vita. Cantiamolo insieme. E così da quel giorno la gioia che io porto alla chiusa qui in me, non posso tenerla nascosta più forte di me, quando ogni sera davanti alla tua santità io sento la pace che ha cuore. You do that. passeggi qui in mezzo di noi la tua mano ci accarezzerà e un pezzo di cielo in avvicino tu ci dai già. Con questa certezza saremo un giorno lassù sicuri del tuo grande amore saremo con te richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Ebbene, Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina alle ore 10.30 per la solita visita pastorale. Richiedi i canti, richiedi... Le meditazioni che abbiamo li puoi trovare anche su YouTube, su Parole di vita TV. Se vai li trovi tutti, prendi nota di dove abbiamo letto, così vai a rileggerlo e il Signore ti parlerà ancora. 1 Timoteo 2, 5, Atti 4, 12, Ebrei 8, 6, Ebrei 9, 15. 1 Timoteo 2,6, Giovanni 10, 17, 18, Giovanni 7, 38 e 39, Giovanni 21, 25, Giovanni 14, 26, Giovanni 16, 13, 1 Timoteo 2, 4. Leggi la sua parola, ascoltala, prega il Signore, ed egli ti conferma perché lo Spirito Santo è all'opera e ti aiuta a crescere nella fede. Dio ti benedica, pace e buonanotte. Questa sera più tardi ci sarà la diretta dalla tenda Cristo e la risposta 2. Puoi ascoltare intorno a che ora? 8.45. Intorno alle 8.45. Pace, Dio ti benedica. you